segretario per la parte presente della comunità del mondo legale. Sisca, presenta. San Saverino. Sì. Sinca. Presente. Gallone. Senta. Faldino. Presente. Gallone. Senta. Groccia. Presente. Mannolo. Presente. Nicoletti. Senta. Baffa. Presente. Giannice, presente. Allora, il numero 21, la seduta è valida. Primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbali seduta precedente. Allora, si tratta dei verbali della seduta consigliare dell'8 aprile 2024. Il numero 4, avendo l'oggetto approvazione verbale seduta precedente, il numero 5, avendo l'oggetto ratifica del libero di giunta numero 12 del 9 febbraio 24, variazione al bilancio di previsione 24-26, e il numero 6, avendo l'oggetto approvazione atto transattivo tra il comune di Santa Sofia di Pira e la società Coeli GSRL. Se ci sono osservazioni, interventi, altrimenti non altri voti. Votiamo, favorevoli, all'unanimità, quindi estremi 0, contrari 0, immediata esecutività, favorevoli, estremi 0, contrari 0, stessa votazione. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023. Approviamo, portiamo all'attenzione del Consiglio per l'approvazione il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023. Anche quest'anno lo approviamo nei termini descritti dalla normativa, ovvero il 30 di aprile. E, diciamo che sulla scia di quello che ho fatto lo scorso anno, mi pare ci eravamo riuniti nella il 27 di aprile, 28 di aprile lo scorso anno, sulla scia diciamo, di quello che avevo avuto modo di esporre in quell'occasione, vorrei quindi continuare quel percorso che appunto ci ha portato in questi anni ad avere un rendiconto che, come ho detto in più occasioni, o un bilancio più in generale, un rendiconto sano, equilibrato, rispondente a quella che è la normativa di riferimento. Dico questo perché dal prospetto riepilogativo del rendiconto di gestione, cioè il rendiconto di gestione è quell'atto che cristallizza un po' tutta l'attività finanziaria svoltasi nell'anno precedente, in questo caso il 2023, e dal appunto prospetto riepilogativo che prevede, che contiene una serie di voci e soprattutto diciamo la voce che adesso con un attimino a svisciare per bene, che è quella dell'avanzo di amministrazione o disavanzo di amministrazione, emerge quindi un bilancio che in corso di questi anni è nettamente migliorato. Da cosa lo si evince? Innanzitutto noi abbiamo un totale di parte disponibile che siamo stati costretti dalla normativa a ripianare, quindi c'era un disavanzo che nel 2019 era di 520.000 euro che dovevamo ripianare in 15 anni, quindi questo disavanzo dovrebbe rientrare in 15 anni e arrivare a zero. In questi anni cosa è successo? Noi abbiamo, non solo siamo riusciti quindi a ripianare questo disavanzo, ma lo abbiamo fatto in maniera anche incisiva, perché la normativa prevedeva un piano di realizzazione, diciamo un inserimento in bilancio di 34.000 euro per 15 rate, quindi per 15 anni. Noi, se prendiamo gli ultimi rendiconti, abbiamo superato di gran lunga questa soglia, perché nel 2020 il disavanzo passa da 520.000 euro nel 2019 a 506.000 euro, nel 2021 passa a 469.000 euro con una differenza quindi di 37.000 euro, nel 2021 passa a 364.000 euro con una differenza di ben 104.000 euro e nel 2023 passa a 317.000 euro, quindi a meno 317.000 euro.
17.000 euro, quindi è il rendiconto di quest'anno. Questo vuol dire appunto che si è riusciti in maniera abbastanza incisiva a risanare questo appunto disavanzo, poi abbiamo detto più volte un disavanzo tecnico, quindi questo non vuol dire che il bilancio non è sano, che comunque ci siano debiti, è un disavanzo che viene fuori da un calcolo, un discorso comunque abbastanza complesso, però in buona sostanza emerge dal prospetto riepilogativo che comunque negli anni si è riusciti a trovare le risorse per seguire questo percorso. E gli altri dati importanti sono, e l'abbiamo discusso più volte perché abbiamo avuto anche i richiami della Corte dei Conti qualche anno fa, perché non erano adeguatamente costituiti e alimentati alcuni conti che sono in questo prospetto riepilogativo del rendiconto di gestione, e mi riferisco al fondo contenzioso che passa dal 2000, nel 2018 erano state accumulate 0 euro, 2019 10.000 euro, 2020 10.000 euro, 2021 17.000 euro, 2022 54.000 euro, 2023 ben 90.000 euro. Quindi anche questo fondo, seguendo anche le indicazioni della Corte dei Conti, ma noi già avevamo intrapreso questo percorso anche prima diciamo, rilievi della Corte dei Conti, quindi abbiamo anche costituito questo ulteriore fondo, che è un fondo importante perché ci permette di tutelarci da eventuali situazioni di eventuali richieste di pagamenti dovuti da sentenze esecutive e via discorrendo. Quindi questi sono fondi necessari che devono essere costituiti a tutela e salvaguardia quindi dell'ente. Sui tempi medi di pagamento c'è stato anche un miglioramento, quindi siamo allo stato attuale a 37 giorni, quindi i tempi medi sono 30 giorni, noi 37, l'abbiamo diminuiti anche nel corso di questi anni, e questo vuol dire anche che quanto si paga subito, si paga nei tempi, non ci sono conseguenze negative sul bilancio, perché poi i tardi nei pagamenti vanno in qualche modo ad incidere su altri fonti, quindi in altri accantonamenti, e vanno ad incessare ancora di più il bilancio, perché poi tutti questi fondi in buona sostanza incessano quel bilancio, il fondo contenzioso, gli accantonamenti quindi dovuti ai ritardi dei pagamenti, il fondo credito di esigibilità, fondo anticipazione della liquidità, quindi in qualche modo tutti questi fondi vanno poi a rendere il bilancio abbastanza incessato. Quindi io mi sono appunto ripetuto rispetto a quello che avevo detto l'anno scorso, ma proprio per confermare che anche quest'anno abbiamo seguito la scia, appunto la strada che era stata già intrapresa in precedenza, e per questo ovviamente ringrazio anche gli uffici, soprattutto l'ufficio finanziario che ha lavorato comunque veramente per far sì che i conti in qualche modo quadrassero. Dal canto nostro abbiamo cercato sempre in questi anni di non eccedere nelle spese, di fare interventi mirati, di concedere incarichi solo se strettamente necessari. Ricordo spesso gli incarichi legali che ho svolto personalmente a titolo gratuito, con un risparmio dell'ente di circa 40.000 euro, e altri incarichi comunque esterni che sono stati evitati, comunque utilizzando risorse interne all'ente. Abbiamo sempre cercato di contenere la spesa, di fare in modo che ci fossero sorprese, no? Perché a volte, se non c'è una giusta e una corretta programmazione, può capitare, può succedere che ci si imbatte in situazioni poi di squilibrio, quindi questo lo prevede anche il TUEL, su questo è abbastanza chiaro l'articolo 278, no? Che è la rispondenza, quindi la programmazione tra gli impegni spesa, le liquidazioni e tutti i processi comunque che vanno dall'inizio alla fine di un procedimento amministrativo, quindi abbiamo sempre cercato di fare in modo che non si creassero situazioni di squilibrio, tant'è che anche in questo rendiconto viene dato atto che non ci sono debiti fuori bilancio, come non c'erano nel 2022, nel 2021, nel 2020, non abbiamo mai dovuto approvare debiti fuori bilancio, e questo è un altro risultato veramente importante. Interventi anche nel settore delle opere pubbliche sono andati in questo senso, abbiamo proceduto con l'efficientamento di una parte di immobili comunali, ma proseguiremo con un nuovo progetto a breve, quindi che va a completare tutti gli immobili comunali con la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a LED. Abbiamo censito e eliminato contatori ipotici, adesso è quasi, questo lavoro è quasi terminato, perché è stato un lavoro veramente lungo e complesso.
complesso perché c'erano pod e contatori che siamo riusciti a individuare e a chiudere dopo anni perché non è stato facile. Un contatore, quello dell'Accademia, ad esempio, proprio in questi giorni, grazie poi all'interessamento dell'Enel, non si trovava questo contatore perché durante i lavori della struttura dell'Accademia era stato buttato. L'Enel non riusciva a chiudere quel contatore perché non lo trovava sul posto, tant'è che dovevo fare una denuncia, però dicevano veniamo qui, il contatore non c'è, se non c'è il contatore non possiamo chiuderlo, quindi l'unica che è riuscita è stato fare una denuncia di smarrimento, di furto del contatore, comunque cioè, non lo abbiamo trovato, e loro proprio in questi giorni hanno chiuso questo contatore che comunque produceva una quota fissa di 70 euro al mese, quindi che figuratevi che spreco che c'è stato negli anni. Comunque abbiamo riordinato anche questa situazione e appunto i risultati poi sono questi, perché se ne rendi conto, noi troviamo i fondi per ripianare questo disavanzo, per alimentare il fondo contenzioso, il fondo credito di esigibilità, vuol dire che in qualche modo da qualche parte la coperta si deve tirare, altrimenti non sarebbe in qualche modo fattibile, no, seguire questo percorso. Quindi questo io appunto mi sento di dire, confermo quindi il nostro impegno costante negli anni a far sì che il bilancio in qualche modo arrivasse ad essere un bilancio sano, e ovviamente anche dalla relazione del revisore dei conti, molto corposa devo dire questa volta, perché c'è anche il discorso dei progetti dei finanziamenti PNRR, però anche il revisore dei conti dà un parere positivo, un parere senza alcuna prescrizione, quindi dà atto della verifica degli equilibri di bilancio, dà atto dell'esistenza di redditi fuori bilancio e attesta quindi la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, del segno di giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2023. E quindi questo vuol dire che un soggetto terzo nominato estratto, tra l'altro dalla prefettura, che valuta, esamina il bilancio e conclude in tal senso, vuol dire che in qualche modo non siamo noi a dirlo e comunque in qualche modo a elogiarci, ma è una persona esterna che attesta il nostro buon operato. Io non mi dilungo più di tanto, come al solito apriamo la discussione, se vogliamo approfondire qualche aspetto possiamo farlo tranquillamente. Interventi? Consigliere Pizzi. Buonasera a tutti, oggi siamo a Luzio, sia la città di buonasera a tutti, praticamente a cittadinanza, consigliere e tutti presenti. Siamo arrivati alla fine, al termine di un viaggio di 5 anni. 5 anni che, vabbè, questo è il rendiconto di quest'anno. Certo, se dovessimo fare un bilancio un po' dei 5 anni ci sarebbe molto da dire. E per quanto riguarda veramente i numeri, sì, c'è questo disavanzo di 317.000 euro che in 5 anni diciamo non è stato ripianato, siamo arrivati a un disavanzo, però continueranno penso con almeno 10 altri 10 rate da circa 35.000 euro annui. Non è un fatto da noi questo, vabbè, comunque una buona amministrazione avrebbe tutti, perché vedo altre amministrazioni che magari con 18 milioni di euro di debiti escono da un dissesto, voi con 500.000 euro avete mantenuto 300.000. Quindi poi vi posso anche dire un'altra cosa a livello di numeri, non sto là a dire residui passivi e attivi, vi dico anche la composizione del fondo pluriennale vincolato, che è vincolato, e voi l'avete pagato di 31.000 euro, era 241.000 e l'avete fatto diventare a dicembre 2013 209.378.000. Per quanto riguarda poi, se andiamo a vedere, sì è vero, è stato rimpinguato il fondo contenzioso, il fine mandato del sindaco, quindi su questo, come le raccomandazioni della Corte dei Conti aveva fatto, giustamente avete agito in quella
quello del comune, praticamente si è assottigliato di da 40.319.145 a 31.246.763. Ora avete fatto anche delle privatizzazioni, penso degli usi civici, no? Anche se non abbiamo avuto molta chiarezza su come sono avvenute. Avete, cioè, la gente poi a fin dei conti, anche se noi cominciamo a dire numeri, però nei fatti cosa è successo in questo anno? In questo anno cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una durata dell'acqua non potabile per 7 mesi, soprattutto nelle campagne. Per quanto riguarda il paese è stato un po' meno. Quindi anche su questo avete fatto vedere come siete efficienti. Sulla scuola i bambini si allontanano da questa, caro assessore, lei all'istruzione e tutto qua, non si è reso conto che dei bambini sono andati fuori comune e non avete fatto nulla? Cioè, veramente, come pensate di dire che avete... Se sono andati fuori è colpa nostra. Evidentemente una pubblica amministrazione, un comune che è vicino alle famiglie, avrebbe preso a cuore il problema e l'avrebbe caldeggiato e avrebbe influito un po' di più su... Ma in tutto quello che abbiamo fatto, una cosa che ti va bene? Sì, sì, è che ho dato gli alberi, mi sta bene. Solo qua? Sì. Ok. Almeno una cosa di una. Certo, avrei cresciuto. Dici sempre le cose negative? No, per te. Per carità. Scusa. Però, la sì, formazione dei bambini. No, c'entra l'amministrazione, la famiglia che ha voluto... Ma la, evidentemente si è trovata male, le famiglie che si sono trovate male voi dovete sostenerle, non che le lasciate al loro destino a aggravare le spese maggiori per portarle fuori paese. Comunque sullo sport abbiamo visto 4 anni, 0, l'assessore allo sport, cioè almeno il delegato allo sport, è sempre uccello di bosco, è assente da diverso tempo, sono 3 anni che io sto qua, non lo vedo mai, palestra che abbiamo dovuto dire che ai carabinieri che era sporca, abbiamo dovuto far intervenire i carabinieri, cioè la porta l'avete sostituita soltanto togliendola un'altra parte e portatela là. Ma adesso la dovevo seguire. No, vabbè, stiamo parlando di fatto, fatemi parlare, no? È l'ultimo consiglio comunale, lasciatemi dire le cose, perché altrimenti che stiamo a fare? Io ho il tempo di dover dire le cose, adesso lasciate dire, capito? Non è esatto. Esatto, per me a quanto pare è esatto, no? Più che altro stiamo comunque discutendo il rendiconto e... Il rendiconto è la gestione di come un comune ha gestito i denari. I denari si traducono in fatti. I fatti quali sono? Il rendiconto si può discutere. I fatti quali sono? È brutto qua arrivare lì, che vuol dire che c'è. Sì, brava, ma i numeri ci hanno pure un fatto che se io ho speso 50.000 euro devo dire che cosa c'è fatto. Ad esempio, se voi avete speso 14.000 euro di murales, perché le dicono... Ma io non faccio aspetta, cioè, il rendiconto è pure questo, la gente deve capire, se non capisce soltanto un nome. E ve l'ho già detto un'altra volta. Allora, se io ad esempio Galvi ha dato 50.000 euro, no? Per la ristrutturazione del punto turistico, 14.000 euro l'avete utilizzato per fare i murales, no? Che erano fornitura per manufatti del percorso turistico, come si chiama, rurale. Poi ci avete fatto 3, gli altri soldi dove sono andati a finire? Perché non avete continuato a fare gli altri soldi? Ma fatti i lavori, ma tu, cioè, lo sai a che punto sono i lavori? No, io non vedo, là è immobile proprio, non c'è nessun lavoro. No, devono essere fatti, sto dicendo che adesso è fatto. Avete speso 60.000 euro, se ci andate a vedere è diventata una conferenza, cioè solo per conferenze stampe, o spettacolo. Veramente voi più che altro, i servizi, a me pare che li avete più veramente ridotti, non li avete potenziati, anzi secondo me li avete peggiorati. Ce n'è tanto, ad esempio l'opera pubblica, se uno vuole comprare la cappella oggi, quanto gli costerà? 20-30.000 euro? Che poggerà su un terreno riportato in cui deve fare la fondamenta per... Ma la cappella è 5.200 euro di suolo. Sì, sì, la concessione. Però, per farle capire che alla fine voi avete fatto opere pubbliche o avete fatto interventi che non è che aiuteranno la situazione, anzi l'avete peggiorata e avete gravato anche i costi perché le opere non vengono manco finite. Parlate di elettricità e abbiamo avuto il blackout, poi avete il fotovoltaico dopo 4 anni l'avete attaccato,
Cioè, ma veramente, ma di che stiamo parlando? Perché voi siete stati efficienti in 4 anni. No, avete dato la causa alla pandemia, avete dato la causa alla pandemia che non potevate agire, mentre gli altri comuni agivano comunque. Quindi parliamoci chiaro. Manca l'acqua se tu soffia d'estate, no? Gli altri comuni tutti i comuni mancano l'acqua. Questo perché non lo dici. Quindi solo quando viene la luce. Ma voi avete avuto 7 mesi di acqua non potabile, che non private di salvare voi, la popolazione mi dispiace che sta pure zitta. L'acqua viene dalla regione Calabria, almeno. Certo, ma un serbatoio, poi ci avete gli altri corsi, gli altri serbatoi, infatti la Sonica l'aveva sistemato, per carità. La Sonica l'aveva sistemato il suo serbatoio. Quelli che non avete sistemato l'avete lasciato 7 mesi alle persone. Comunque, a me, di questi 5 anni che sono stato qua a fare anche il consigliere, a me non è parso quello che avete agito in una buona direzione. Vedo il paese sempre più decadere, sempre di meno. Ancora un'opinione, perché non ho visto, cioè, a parte vero, ad esempio, se non ci fosse stata la squadra adesso, voi di sport che cosa avete fatto? Culturalmente, come avete fatto il bicentenario, a cui chiedo, ecco un'altra cosa vergognosa, e ve la devo dire, scrivo alla prefettura e sono muti. Ma io mi chiedo, un presidio di legalità può essere muto quando il consigliere comunale chiede, dice, non mi danno l'interrogazione, non rispondo all'interrogazione, non rispondono agli accessi agli atti, che dovevo fare? Sembrava ogni volta di andare dai carabinieri a fare una CNR per denunciare perché siete omissivi. Ma potete venire, per isso potete venire. Perché la gente poi non riesce a capire come vanno le cose. Ma guarda, è perché non avete risposto, perché io ho dovuto... Se va a vedere la diretta, va a vedere quanto confiare, cioè veramente, che opera è quella? 800.000 euro spesi là. Alla parco fluviale Villetta, cemento su cemento. Sono stati fatti diversi interventi. Sono 800 quelle cose. Come ti dico sempre, non devi fare un'analisi a 360 gradi, non dire le cose a metà, cioè un intervento di 800.000 che è stato utilizzato per una zona ampia, vasta, è stata la strada, perché si trova la strada all'ingresso del paese tutta quanta adesso bitumata, asfaltata a nuovo? Perché quando adesso ci sono le autorità della strada? L'ingresso del paese l'ingresso del paese è molto cogliente, e perché utilizzano questi soldi? La rete idrica che creava problemi nella zona di Monovica, nella zona delle case popolari, sono stati utilizzati questi fondi, sono state fatte tante opere, non è che spese lì, cioè sono bisogna fare una rete 360 gradi. Estremamente pericolosa, è stata rimessa a nuovo. Certo, avete detto che c'è per becca, questa è la strada che metti, cacciamo anche il bitume e ci mettiamo la facciamo la strada con la piena. Ma dove è messo? Con le pianeta di quei di quei contenitori e l'erba sintetica, veramente ce l'hanno i privati l'erba vera. Se l'è andato a un ristorante se la cura, voi uno strato, un falso letto di non siete capaci di tenere un pezzettino di verde, cioè, ma come state messi? E mi guardi che state parlando, ma l'avete visto il cimitero com'è? Quando finirà questo cimitero? Fra 2-3 anni? E quante risorse ci vogliono ancora? E la strada Cancello, che è là ancora interrotta e Gaudio è bloccata, però c'era ad esempio il finanziamento. Finanziamento che abbiamo detto mille volte, è stato utilizzato nell'area del cimitero. E c'era la frana, c'era bella frana al cimitero. Diciamo che sono passati 5 anni, sempre le stesse idee. Evidentemente sono passati 5 anni, non mi ricordo sempre perché non avete fatto altro. Natale, lei, che a parte l'agricoltura, cosa avete fatto in lei? Ma vi siete posto voi ad esempio? Siamo stati vicini anche ai reportori in maniera seria. Nella zona del Crati, dove c'è la foce, l'aria picnic, è quella perché un murale su ci avete messo anche là. Quello non c'è la rimorchia innanzitutto. Nel senso vi faccio la battuta, ma voi avete
il degrado al cimitero c'è, il degrado alla strada cancello c'è. Queste sono le opere pubbliche che avete fatto voi. Ma le scelte di quell'amministrazione. Voi fatele. Certo, io le contesto. Le contesto e voglio dire alla cittadinanza come la penso. E siccome molti la pensano come me, questo è il fatto. Quindi di che cosa dovremmo parlare? Che avete fatto i conti, sono a posto, sì, sono in ordine, come no? E meno male che sono girati tanti soldi, ma voi non li sapete spendere. Avete parlato di risparmio energetico, ma se l'ultima volta avevamo detto che erano 9.000 euro in più di spese, altro che il contatore del mercato. No, erano scuole. Certo, io non mi candido perché ho terminato la situazione, ci sono altri che prenderanno il posto, io non ritengo che ci siano più le condizioni per quanto mi riguarda partecipare a questo, mi ha fatto piacere, anzi devo ringraziare i cittadini a cui devo il fatto di essere stato presente qua e io ho ricambiato la fiducia col mio lavoro. Poi per quanto riguarda il prossimo futuro, tra 10 giorni si fanno le liste, non credo di esserci, l'avevo detto già a gennaio, quindi diciamo che confermo un po' perché avevo già avuto delle avvisaglie in gennaio. Vedo che qua non siamo ancora pronti, come dicono alcuni, che ci vogliono 10-15 anni perché noi siamo troppo avanti con le idee. No, non parlo di voi, parlo di altri. E quindi alla fine lascio che facciano gli altri. Quindi diciamo che io alla fine dei conti, cioè, ci sarebbe ancora altre cose da dire, ma sinceramente dilungarci non ha più senso. Io credo che la vostra amministrazione, 5 anni, nella pandemia avete sbagliato, perché io lavoravo come polizia locale ad Acri e gestivamo le cose differentemente. Mentre voi chiudevate le scuole, là erano aperte. Là chiudevano e voi stavate aperte. Cioè proprio non ci avete capito. No, nel senso che la pandemia l'avete gestita in certo. I fondi alimentari li avete messi alla scorsa. Ah, ecco l'altra cosa. Dovete approvare anche le aliquote di acqua e spazzatura ad aprile. Non mi pare che le avete approvate, quindi rimarranno. Quindi è dal 30 settembre. Il sereno idrico, tra l'altro, bisogna attendere le indicazioni apica, non si poteva. Nell'ultimo bilancio di previsione c'era scritto questo: le indicazioni erano ad aprile. Quindi, non lo so, questo vedremo se aumenteranno o che cosa, anche perché non si capisce manco tanto a livello regionale. Quindi io penso che la vostra amministrazione non sia stata una delle migliori, anzi ha molti deficit. Ma sicuramente, ma decidono per pacchetti di voti, per clan familiare, non decidono perché hanno un'opinione, sì, perché alla fine tu o un'altra persona. Siete perché ci avete 50 parenti, 100 parenti, poi non si fa politica a scontare detto parenti. Hai capito? Ma sì, certo, perché devo dare la pancetta, perché devo fargli il favore, perché non si fa politica, non c'è programmazione, non c'è visione. Questo è il fatto, è il problema che tutti quanti ragionate in questo modo. Ma come pensate che noi ci potremmo emergere da questo paese? Ma come pensate? Siamo stati operativi 3 anni, con la pandemia. La realtà che questo paese rimarrà fossilizzato a quello che è, perché non cambierà un per niente. Queste cose qua. Sono scritte nel programma che dovevamo fare, che abbiamo fatto che non abbiamo fatto. Cioè voi potevate digitalizzare i servizi, non l'avete fatto, dovete fare la transizione ecologica. Sono 120 euro per digitalizzare. Ma ancora, aspettate perché tanto. Questo sbagliando. No, io non mi sto sbagliando affatto, perché ho visto, ho seguito un po' tutto l'andamento di tutti gli anni, quindi terminata la pandemia, ho visto come sono andate il resto. Le opere pubbliche. Avete una scuola in mezzo alla piazza chiusa da 4 anni, terminata nel 2019, sta ancora chiusa. La mensa sta. Ragazzi, mi fate stare al freddo. Ma di che state parlando? Ma certo, risparmiate sulla pelle delle famiglie. Ma cosa avete risparmiato se ci avete? No, perché se avete risparmiato non avete giusto gli alunni, se non sono gli alunni, perché ti presi che ne ha preso se ci sono gli alunni? E quindi allora ti andate a fare un'altra scuola in campagna se poi questa sta chiusa? Ma cos'è? Cioè 720.000 euro per stare chiuso un deserto? Ma se non ci sono i bambini, lo dice lei stesso. Ma perché fate progetti che non servono agli imprenditori? A chi servono?
A chi serve questa struttura? Ma bastava soltanto la ristrutturazione, giusto per essere. Ma cosa sono queste? Ma c'è visione qua? Ma dove fate gli investimenti? Beh, abbiamo fatto le cose che erano giuste. E infatti certo. Le abbiamo fatte noi. Avete speso milioni di euro sulla viabilità che potevate fare comunque. Potevate fare dalla buona fino al ponte. Un secondo, allora. Questo è il problema del nostro paese. Qua rimarremo fossilizzati, l'ho detto. Io adesso chiudo, ringrazio coloro che mi hanno dato la fiducia. Penso di averla riposto, chiedo scusa a tutti coloro che penso di aver deluso. Sì, avrò fatto degli errori. Se qualcuno può, ogni tanto può, cioè, qualcuno può pure fallire, accetto un certo senso il fallimento per quanto riguarda la composizione della lista. Ecco, per questo io mi tiro fuori e pertanto vi auguro ogni bene e spero che questo paese avrà nuove risorse, nuove idee da poter mettere in campo. Però per quanto riguarda i 5 anni di gestione vostra, è la peggiore che abbia mai vista da Nicoletti, ma poi c'era bella, poi l'avete, però era riuscito a portarvi 5 milioni di euro. Ci avete fatto la ristrutturazione della scuola, della caserma e tutto il resto, cacciugliera, eccetera. Quindi saluto a tutti quanti, è stato un onore servire i cittadini, al di là di quelli che hanno dato la preferenza, ma avevo un senso di dovere verso la collettività e poi una passione anche per la politica che mi ha portato a stare sempre presente e non fare come alcuni che sono sempre stati assenti e che dalla democrazia evidentemente se ne sbattono, scusate il termine, però quando uno ha una rappresentanza democratica, fa parte di una rappresentanza democratica, deve prendersi le sue responsabilità e deve affrontare il discorso in modo democratico, senza offendere e senza seminare odio. Io vi auguro una nuova campagna elettorale, da parte mia non ci sarà sicuramente spargimento di veleno, né ho intenzione di seminare odio perché non mi appartiene la situazione, anzi. No, non per voi soltanto, no, perché si cade, è la mia intenzione questa, anzi penso che mi taccio e chiudo il mio mandato. Allora, ti replico io un attimino per concludere, ecco, almeno sul punto dell'ordine del giorno. Purtroppo, sì, vabbè, effettivamente siamo andati fuori tema, nel senso che, ma come ogni volta parliamo, discutiamo, anche questo è bello, bisogna in qualche modo confrontarsi, e anche il ruolo dell'opposizione è anche questo. Però quello che io ho sempre detto e che non è stato comunque in qualche modo compreso è che si dicono sempre le stesse cose, non si fa un'analisi delle situazioni a 360 gradi, ma sempre, diciamo, si scredita così, senza se e senza ma, a prescindere. Quindi io pensavo che stasera appunto veniva in qualche modo, come dire, chiuso il discorso, non dico in maniera, come dire, unanime da parte di tutto il Consiglio, però ecco, non si può dire, cioè non possiamo in qualche modo non dare atto che le risultanze di questo bilancio siano positive, cioè questo non possiamo assolutamente negarlo, perché come dicevo c'è un bilancio, c'è un parere di un organo esterno, terzo, imparziale, che poche volte ha un parere positivo senza prescrizione, perché ho letto un sacco di pareri di tanti comuni, comunque qualche prescrizione c'è sempre, nel nostro caso un parere positivo senza alcuna prescrizione, e questo è un dato già importantissimo. Poi tutto questo disastro, sinceramente io, guarda, non credo proprio di, non lo so, non lo vedo, cioè, poi non è che se una cosa non si sa oppure non, come dire, non viene messa su Facebook vuol dire che non è stato fatto. Qui ognuna di queste persone, chi più chi meno, ha dato il proprio contributo in maniera eccellente. Io mi sento il dovere questa sera di ringraziare tutti i consiglieri, tutta la mia squadra di governo, a partire dal vice sindaco San Severino, da Rossella Sica, che è stata, come dire, attiva abbastanza, e non è vero, perché sulle scuole, sull'associazionismo, tante cose, è stata sempre presente con il Festival di Beni, di Morales, che possiamo dire quello che vogliamo, ma ha portato e sta portando tanto a Santa Sofia, quindi. Natale Croccia, che sull'agricoltura non è molto, come dire, social, ma sa stare vicino agli agricoltori. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, stiamo procedendo con l'istituzione della DEICO, abbiamo individuato un percorso che possa portare ad un prodotto ereditario del nostro comune, ma siamo stati vicini in maniera concreta, senza fare le grosse, non lo so, le cose pompose o chissà che, in maniera
come dire, umile e tranquillo. Il consigliere Pantino a Idem è stato un punto di riferimento per tanti, soprattutto delle zone rurali. La consigliera Spagnolo, un punto di riferimento per l'area industriale, aveva fatto diverse cose nella zona. L'area industriale, ad esempio, era comunque completamente abbandonata, c'erano le luci spente, la zona industriale. La prima cosa infatti che ci hanno chiesto, diceva: possibile che siamo con i lampioni e non c'è la luce? Nel giro di qualche mese, ma anzi proprio mi pare subito dopo l'elezione, con una spesa irrisoria di qualche centinaia di euro, se ti ricordo, abbiamo comunque ripristinato la luce. Guarda, i titolari lì delle attività, tutti contentissimi, cioè, finalmente, e poi alla fine avevano sottratto, avevano rubato del cavo, comunque come avviene di solito. Abbiamo sistemato la viabilità, abbiamo installato le misure di videosorveglianza, che anche quello è stato importantissimo per la zona. Abbiamo, tra l'altro, anche grazie a quell'impianto, aiutato e contribuito a scovare quella situazione, quella brutta situazione che si è verificata qualche mese fa lì nell'area industriale. Quindi ognuno di loro ha dato il proprio contributo, anche le persone che oggi non ci sono, Nello Cadiloni, che ovviamente anche lui è stato sempre costantemente comunque a fianco a noi, anche lui nel settore idrico, nel settore questo efficientamento energetico lo stiamo portando avanti con lui, si è impegnato per la gestione dei pozzi del territorio. Anche il consigliere Caravona, che comunque nel settore sportivo ha dato comunque il contributo in qualche modo. Ognuno, chi più chi meno, mi ha aiutato, mi ha sostenuto, mi ha supportato, e questo io appunto mi sento questa sera di rivolgere un sentito ringraziamento a loro. Quindi questo era per fare comunque una chiusura. Sicuramente ci sono state delle cose che comunque non siamo riusciti a fare, che comunque alcune situazioni che non siamo riusciti a risolvere, ci mancherebbe altro. Aspetta un attimo, però avete sputtato i soldi in altre cose, aspetta che sto finendo, quando parlo io devi portare poco fa, devi mandare rispetto pure alla prefettura, pure al signor prefetto, cioè quindi ma non possono sicuro giocare con te con i giorni in prefettura, non possono giocare con te o con noi, guardano le cose serie, perché evidentemente qualche punto mi sono trovato a parlare con loro anche per le cose che hanno dato tu, gli ho spiegato tantissime come stavano le cose, quindi cioè non è che se tu non sai le cose, non vieni chiamato, non hai un atto, vuol dire che non lo so, chissà che cosa stiamo tramando, non è così, cioè non è così. E purtroppo questo tuo atteggiamento ti ha portato adesso in questa situazione, perché se non sei riuscito in qualche modo, nonostante sei una persona intelligente, a creare un qualcosa, perché hai avuto questo atteggiamento in questi anni. Questo è il discorso, io lo penso in questo modo. Io penso che ci sono interessi personali, non fate perché purtroppo ogni volta sempre a puntare il dito, sempre in qualche modo a screditare, sempre a, come dire, a trovare, o meglio, a pensare che dietro ogni cosa, ogni situazione, ogni progetto, ogni bando, ogni incarico c'è qualcosa comunque che non va, c'è qualcosa che dobbiamo tramare, cioè che cosa? Siamo qui tutti per lo stesso motivo, per portare avanti questo comune, questa istituzione, per fare del bene. A noi sinceramente ci ha unito il bene comune, perché se non ci sono stati in questi anni dissapori, non ci sono stati litigi, non ci sono state comunque rotture nel nostro gruppo, perché in qualche modo abbiamo sempre avuto lo stesso obiettivo. Quindi quando non ci sono interessi personali, ma l'unico obiettivo comune è il bene comune, lì si trova sempre il punto d'incontro, ci si può discutere, ci si può anche litigare, ci possiamo in qualche modo scontrare in modo anche violento, ma poi si trova sempre il punto d'incontro, e siamo qui appunto adesso in qualche modo a chiusura di questo mandato a confermare quello che ci siamo comunque detti all'inizio del nostro mandato. Quindi abbiamo subito un percorso insieme che ha portato tanti frutti, che se ne dica, comunque abbiamo dato tanto al nostro paese. Su tante cose possiamo fare ancora meglio e proveremo a fare di meglio, anzi dobbiamo fare di meglio, però sicuramente ci siamo stati con tutta la passione possibile, ci abbiamo messo il cuore e continueremo a mettercelo fin quando ovviamente la cittadinanza lo vorrà. Io vorrei chiuderla qui, quindi a questo punto dobbiamo parlare in tutti i sensi, dire qualcosa. Ma se uno deve parlare di cavolate, Tonia, perché non l'ho detto poco fa, se non è che uno deve per forza fare gli sproloqui, uno può lavorare, forse si lavora molto meglio in silenzio e non uscendo, facendo magari, non lo so,
interventi, quindi giacca e cravatta, o magari dirette Facebook o tante altre cose. Si lavora molto meglio in silenzio, fidati. E la chiudo qui. A questo punto dobbiamo provare il rendiconto di gestione. Allora, favorevoli? Astenuti? Contrari? Contrari. Per l'immediata esecutività, favorevoli? Astenuti? Contrari? Stessa votazione. A questo punto, non avendo più nulla da discutere, alle ore 20:05 dichiaro chiusa la seduta.